Giuseppe Mazzini, apostolo del Risorgimento, nel 1845 così scriveva: «Noi non abbiamo bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le nazioni d'Europa. Siamo smembrati in 8 stati, indipendenti l'uno dall'altro. 8 linee doganali ci fanno come stranieri, gli uni agli altri». Dopo la caduta di Napoleone, i rappresentanti dei maggiori stati europei si riunirono nel Congresso di Vienna con lo scopo di spegnere l'ondata rivoluzionaria che con la Rivoluzione francese del 1789 aveva invaso l'Europa e destato nei popoli sentimenti di libertà e di indipendenza. «Dobbiamo prevenire altre rivoluzioni che mettano in pericolo i nostri troni. Per questo dobbiamo unirci in un'alleanza ed aiutarci reciprocamente soffocando ogni tentativo di insurrezione». «In Europa devono tornare sui troni tutti i sovrani che c'erano prima di Napoleone. Quanto all'Italia, essa è una semplice espressione geografica». Contro la restaurazione si manifestarono subito focolai di opposizione da parte di patrioti riuniti in società segrete chiamate Carboneria. «Solo la Costituzione può garantire la nostra libertà e i nostri diritti di uomini e di cittadini». Ai primi di luglio del 1820 una rivolta scoppia a Nola. Un reggimento di cavalleria dell'esercito borbonico al comando del generale Guglielmo Pepe entra in Napoli. «Evviva! Evviva! Il re ha concesso la Costituzione!» «Buoni cugini, vi porto il saluto dei Carboneri di Calvello. Anche noi siamo in tanti e siamo pronti a difendere la Costituzione». In qualità di alto dignitario carbonaro della vendita di Calvello, esprimo la mia gioia per questa riunione, alla quale partecipano 88 delegati carbonari provenienti da tutti i paesi della provincia di Potenza. La notizia della rivolta napoletana, intanto, aveva allarmato l'Austria, che aveva riunito a Lubiana i rappresentanti della Santa Alleanza. «Allora, Don Ferdinando, sei passato dalla parte dei patrioti? Hai concesso la Costituzione?» «Non avevo scelta. C'era un clima difficile da gestire. C'erano rivoltosi dappertutto. Ma con un forte esercito posso subito far tornare le cose come prima». «Non possiamo permetterci un luogo che garantisce certi diritti. Ne va anche della nostra sicurezza». Ad Antrodoco, nei pressi di Rieti, l'esercito dei Carbonari viene sconfitto. «Per combattere contro questo esercito, certamente non potevano bastare i 1000 volontari che ho guidato da Potenza». «Anche i 150 patrioti provenienti dai territori di Calvello e Laurenzana, pur battendosi con tutte le forze, nulla potevano contro le soverchianti forze del nemico». «Eravamo troppo pochi, solo 10.000 uomini contro 30.000 austriaci armati fino ai denti. Non potevamo mai vincere». «Il re Ferdinando I ci ha tradito, ha revocato la Costituzione. Ma noi liberali lucani siamo decisi a continuare l'esperienza di governo democratico». «Buoni cugini, oggi è un grande giorno. Il presidente del Comitato Centrale di Napoli ha fatto venire dalla provincia di Potenza Carlo Mazziotta, medico di Calvello, per organizzare i patrioti di quella provincia». «Io, Carlo Mazziotta, mi impegno ad organizzare nella provincia di Potenza il comitato provinciale e quelli distrettuali. Giugno bruto alla libertà, con latino all'indipendenza, siamo liberi perché lo vogliamo». «Girando la provincia di Potenza sto incontrando tanti patrioti pronti ad intervenire». «Anche a Calvello siamo pronti ad intervenire. Appena puoi vieni al mio paese». Nel mese di gennaio 1822 il capitano Giuseppe Venita, ferito in uno scontro a fuoco, arriva a Calvello, dove viene raggiunto dal fratello Francesco. «Fra Luigi, ci ha raggiunto il capitano Giuseppe Venita. Vi affido il compito di nasconderlo. Appena possibile lo raggiungerò per accertarmi delle sue condizioni di salute». «Don Carlo, sarà fatto. State tranquillo». «Don Eustacchio, faccio ancora in tempo a confessarmi». «Dimmi tutto, figliolo». «Don Eustacchio, avevo urgenza di parlarti. Bisogna far sapere ai buoni cugini le nuove notizie che ci riguardano tutti». «Lo so, hai ragione. Dobbiamo essere prudenti. Intorno alla chiesa girano tante spie, ci sorvegliano».
Ma noi vogliamo solo la Costituzione. Siamo e resteremo sempre fedeli all'amatissimo e legittimo sovrano. Mentre confessi, avvisi i nostri buoni cugini. Tutti devono sapere. Ora dammi la soluzione. Sia fatta la volontà del Signore. Don Eustacchio, avete visto mio marito? Buongiorno, Maria. Carlo era qui un attimo fa. Sarà qui attorno. Starà parlando con qualcuno. Don Eustacchio, posso farvi una preghiera? Convincete mio marito a lasciar perdere. Carlo non sta mai a casa. Una volta fa le visite agli ammalati, poi va in chiesa. Ma a casa c'è una moglie con i due figli piccoli che aspettano. Ogni sera per noi è una grande sofferenza. Torna, non torna. Abbiamo troppa paura. Capisco le vostre preoccupazioni, ma cercate di non esagerare. Ci sono momenti difficili per tutti, ma dobbiamo avere fede. La fede non manca, ma noi abbiamo paura lo stesso. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carlo, sei qui? Ah, sei tu, Maria. Cosa fai qua? Problemi con i bambini? No, i bambini stanno bene. Sono a casa con la nonna. E allora perché quella faccia? Carlo, sono preoccupata. Anche io ho paura, anche io penso a te e ai bambini. Ma adesso non è più possibile rinunciare. Altrimenti, quale esempio lasceremo ai nostri figli, alla nostra gente? E anche io ho paura, ma non si può più tornare indietro. Sapevo che mi avessi risposto così. Speriamo bene. Senti, Maria, non temere. I nostri ideali ci daranno la forza di 100 nemici. E alla fine, ne sono sicuro, vinceremo. Avremo la Costituzione, faremo la Repubblica e poi l'Italia. Cugini, a Napoli ho incontrato i patrioti della Lega Europea alla Libertà. Mi hanno chiesto di organizzare i patrioti della nostra provincia per combattere per la libertà e l'indipendenza dell'Italia. Io, Fra Luigi da Calvello, figlio di Pietro Rosella di anni 40, frate francescano osservante nel monastero di Santa Maria de Plano, giuro solennemente, come segreto inviolabile, di non svelare a nessuno i misteri angusti della carboneria della Lega Europea. Giurarono così i 34 patrioti presenti a quella riunione. Calvello, si sta organizzando una rivolta. Si sono riuniti nella chiesa della Madonna degli Angeli. Vi ha partecipato anche Fra Luigi da Calvello. Chiamate il sergente Vincenti e ordinategli di portarmi qui Fra Luigi. Voglio interrogarlo. Sono il sergente Raffaele Vincenti. Cerco Fra Luigi. Fratello Luigi non è nel convento. Lo troveremo. Non deve essere andato lontano. Pattugliamo la zona del fiume. Con la luce della luna non sarà difficile individuarlo. Andiamo! Eccolo! In nome della legge, fermati! Non mi prenderete. Arrenditi! Non ci puoi scappare! Fra Luigi, adesso andiamo in prigione dove sarai interrogato. Allora, Frate Luigi, ci è giunta voce che avete nascosto il comandante Giuseppe Venita di Ferrandina e che avete partecipato ad una riunione in una chiesa. Ci vuoi dire chi sono gli altri congiurati? Non conosco nessun capitano Venita. Non so di quale riunione state parlando. Io sono un religioso, non mi occupo di politica. Bene, penso che qualche giorno di carcere ti farà tornare la memoria. Dobbiamo organizzare un piano per liberare Fra Luigi. Ci vediamo tutti domani al luogo delle tre croci. Siamo troppo pochi, non possiamo far niente. Ci vediamo domani sera davanti alla cappella di San Giuseppe, che è fuori dal paese. Bene, vediamo quanti siamo. 1, 2, 3, 4... Siamo una sessantina. Ci dividiamo in squadriglie e andiamo al carcere a liberare Fra Luigi. Chi va là? Dateci Fra Luigi, altrimenti vi bruciamo con le fucilate! Eccovi il vostro frate, adesso andate! Gli assalitori si stanno allontanando dalle carceri, quando una squadriglia incontra il giovane Francesco Paolo De Grazia che sta rientrando a casa. Temendo di essere denunciati, i carbonari uccidono il giovane a colpi d'ascia.
Noi decretiamo che i circondari di Calvello e Laurenzana, in provincia di Basilicata, saranno governati militarmente. Il comando è conferito al maresciallo di campo Filippo Rut, che nominerà una corte marziale. Con 1000 soldati austriaci, il maresciallo Roth ha il sopravvento sugli insorti, che vengono catturati e processati. Mazziotta, Carlo, Maria, Vincenzo, questa corte vi accusa di essere il capo della setta carbonara di Calvello e di aver nascosto i fratelli Giuseppe e Francesco Vinita di Ferrandina. Che cosa avete da dire a vostra discolpa? Signor giudice, come saprete sono medico e curo tutta la gente che me lo chiede. Non conosco i nomi di quelli che vengono a curarsi da me. Ma ci sono almeno 10 testimoni che giurano di avervi visto quando li ospitavate. Perché non li avete denunciati all'autorità? Signor giudice, non lo feci per non tradire le leggi dell'ospitalità. Come volete, dottore. Ma forse Don Eustacchio Ciani, per rispetto dell'abito che porta, potrebbe dirci qualcosa. Voi siete un sacerdote. Vi chiedo di dire quanto sapete. La mia fede mi ha insegnato a non mentire. Bene, allora parlate. E per questo io vi dico, sia fatta la volontà di Dio. Dopo aver interrogato tutti gli imputati, dichiaro chiusa l'istruttoria. La corte si ritira per decidere. In nome della legge e del sacro imperatore della corona asburgica, per volontà di Dio, dichiaro che 33 cospiratori dei 52 giudicati da questa corte sono stati condannati alla pena di morte. 9 di questi condannati verranno fucilati domani all'alba. Eustacchio Ciani, sacerdote di anni 43. Carlo Mazziotta, medico di anni 33. Luigi Rosella, frate di anni 40. Giuseppe La Rocca, guardia rurale di anni 34. Rocco Latella, lavoratore di anni 26. Giuseppe Sagaria Sarto di anni 34. Giuseppe Venita, ex ufficiale borbonico di anni 38 di Ferrandina. Francesco Venita, ex ufficiale borbonico di anni 48 di Ferrandina. Francesco Paolo Giusti, ex militare di anni 32 di Palermo. I 9 vennero fucilati davanti ad una calca muta e atterrita di calvellesi, mezz'ora prima del sorgere del sole. Era il giorno mercoledì 13 marzo 1822. Nel 1880, nella sala del Consiglio della provincia di Potenza, nel commemorare tutti i lucani morti per la patria, Giustino Fortunato, uomo politico e storico di Rio Nero, così si espresse. Io ho letto molti processi celebri nei quali non è poi tutta quella audacia di parole, tutta quella padronanza di sé di cui la leggenda copre molti nomi. Ma nel processo di Calvello io ho letto, commosso, gli interrogatori segreti di Carlo Mazziotta e posso dire sicuramente che nessun uomo ha mai conservato dinanzi ai giudici più alta la dignità di cittadino. Tacque ostinatamente, freddamente, di tutto e di tutti, pur sapendo di giocare il capo, soccombere sotto l'infame denunzia di assassinio. Non si difese dalla imputazione di aver ospitato fuoriusciti se non col rispondere semplicemente che per lui le leggi dell'ospitalità erano sacre. Sono passati quasi 200 anni da quel 13 marzo 1822. Il paese non ricorda il nome della spia, ma quello dei suoi martiri. Il trascorrere del tempo non è riuscito a far cadere l'oblio su quel coraggio, su quel sacrificio, sulla storia di quelle vite, su quel sangue versato in un'alba qualunque del 1822, quando i fucili del plotone di esecuzione rubarono la vita di Carlo Mazziotta e dei suoi compagni. Giovani eroi o solo uomini che aspiravano alla libertà della nostra gente. Un medico, un prete, un frate, un lavorante, un sarto, una guardia rurale, 3 militari.